Permettetemi prima i classici ringraziamenti, non vorrei annoiarvi troppo, ma è davvero una questione che sento particolarmente di dover fare. Oltre a sottoscrivere i ringraziamenti che ha già fatto il correlatore Carugo, agli uffici in particolar modo, aggiungo i ringraziamenti per tutti coloro che hanno sponsorizzato i tre progetti di legge. E quindi il progetto di legge 180, che è quello dei consiglieri del Movimento 5 Stelle, e aggiungo una nota personale, sono davvero felice che possa votare questo provvedimento anche il nostro collega Andrea Fiasconaro, che è oggi qui in aula. I consiglieri del PDL 235 del PD, e quindi i consiglieri Girelli, Ambrosoli, Brambilla, Castellano, Alfieri, Alloni, Barboni, Barzaghi, Borghetti, Bruni, Busi, Carra, Gaffuri, il sindaco Micheli, Pizzul, Rosati, Scandella, Straniero, Tomasi, Valmaggi e Villani. E ovviamente anche un ringraziamento per il PDL 240 d'iniziativa del presidente Maroni, che ringraziamo, e un ringraziamento anche all'assessore Bordonali per il lavoro che abbiamo fatto insieme. Non nascondo che in effetti è un grande orgoglio oggi presentare questa legge per la prevenzione e il contrasto contro la criminalità organizzata e l'educazione alla legalità. Lo diceva il consigliere Carugo, è stato un intenso dibattito che è durato circa 10 mesi, che ha visto alternarsi momenti di gruppi di lavoro all'interno delle commissioni antimafia e affari istituzionali. E purtroppo questa legge è altamente necessaria in una regione, la regione Lombardia, in cui purtroppo la criminalità organizzata riesce ancora a penetrare e a mimetizzarsi nella realtà sociale, economica e istituzionale della nostra regione. Questa legge va ad abrogare le due leggi precedenti, la 2 e la 9 del 2011. Le va a abrogare in quanto riprende totalmente i contenuti di queste due leggi, ma le rinforza. Le rinforza in tutti i suoi articoli con parole che vanno appunto a rinforzarne i contenuti, ma le rinforza anche aggiungendo nuovi contenuti e una nuova struttura, quindi delle novità importanti per questa dura lotta contro la criminalità organizzata. E allora, quali sono le novità di questa nuova legge, organica nel suo complesso? Innanzitutto la struttura. La struttura perché vede la suddivisione dei 37 articoli e dei 4, articoli, sì, scusate, e dei 4 titoli in suddivisione in prevenzione primaria, secondaria, e quindi quella che fa contrasto alle mafie, e terziaria, cioè quella che va a ridurre i danni provocati dalla criminalità organizzata. E non è una questione di mera forma, ma è una questione proprio anche di sostanza, perché nella lettura di questa suddivisione delle tre prevenzioni si capisce quanto lo sforzo deve essere olistico nel combattere le mafie. Non può prescindere da una prevenzione, non può prescindere da una repressione e non può prescindere dall'andare a sostenere chi ha avuto dei danni causati dalle mafie. Ma ovviamente non si tratta solo di novità nella struttura, si tratta di avere delle novità soprattutto nei contenuti. Per spiegare i nuovi contenuti di questa legge necessito però di una premessa importante. Lo accennava già il consigliere Carugo, però va, come dire, spiegato e sottolineato, e mi auguro che tutti i consiglieri qui presenti, in quanto rappresentanti di forze politiche, riescano a cogliere quello che è il significato e l'innovazione di questa legge. Perché è vero che è una legge regionale, e quindi nell'ambito di una competenza che è meramente statale, ha cercato con grande sforzo di ritagliare tutti quelli che sono le possibilità del diritto regionale. E allora su cosa è andata a lavorare? È andata a lavorare su una questione importante, che lo diceva già prima Carugo, sull'invisibilità delle mafie. Mi spiego meglio. Le mafie necessitano di segretezza per il loro operato, per avere la maggior parte e la maggiore libertà possibile di azione.
Questa segretezza e questa necessità delle mafie viene alimentata costantemente dalle disattenzioni, disattenzioni che sono disattenzioni ambientali, disattenzioni istituzionali, disattenzioni della società, perché non conosce il fenomeno mafioso. Noi ancora in Lombardia non possiamo dire di conoscere questo sistema mafioso. Non ne conosciamo bene le modalità operative, non ne conosciamo le modalità di intervento nei territori, negli appalti, nelle grandi opere, non ne abbiamo ancora una contezza piena. E questa non conoscenza può generare un pericolosissimo divario tra la realtà criminale e la percezione stessa della società, delle istituzioni e la società economica. E questo divario, che poi sarebbe poi difficile da recuperare, avrebbe a sua volta genererebbe a sua volta un gravissimo e pericoloso elemento, che è quello della sottovalutazione del fenomeno mafioso. Allora, qual è il punto fondamentale di questa legge, che ripeto è una legge regionale? È quello di andare a scardinare pericolosissimo elemento della sottovalutazione e della non conoscenza, perché è un punto importante fare un salto di conoscenza di quello che è il fenomeno mafioso, perché alza le antenne vigili di quelli che possono essere i segnali, gli allarmi della presenza delle mafie sui nostri territori. Ripeto, è una legge regionale, quindi con tutti i limiti di una legge regionale, ma alza le difese immunitarie della regione innanzitutto come istituzione, ma le alza nei gruppi politici, le alza nei territori e le alza perché alza la conoscenza del fenomeno. E quindi in che modo genera maggiore conoscenza del fenomeno mafioso? Lo fa andando a lavorare su alcuni articoli, innanzitutto lavorando su un po' su tutti i 37 articoli, perché in ogni articolo c'è il riferimento appunto alla formazione, alla conoscenza, all'apprendimento, all'educazione, ma lo fa soprattutto con alcuni articoli particolarmente innovativi, in particolare l'articolo 13, che è quello per il Comitato Trasparenza Appalti Pubblici, comitato che già esisteva con la legge precedente, ma che con questa legge viene nettamente rinforzato nei suoi poteri, viene collegato maggiormente col Consiglio regionale, in modo tale che la Commissione antimafia competente abbia un maggior dialogo con chi segue questa tematica molto importante. E soprattutto questo comitato al suo interno ha un collegamento molto forte oggi con questa legge, con le linee guida che riguardano la tracciabilità e la trasparenza dei flussi finanziari nella fase esecutiva dei contratti pubblici, che è lì che spesso si annidano i fenomeni corruttivi, i fenomeni di malaffare. Poi c'è un altro articolo importante, per quanto dicevo prima nelle premesse, quindi per la questione della non conoscenza e quindi per scardinare questo elemento dell'invisibilità, ed è l'articolo 14, laddove creiamo, quindi novità assoluta, un comitato scientifico al pari di quello che esiste già nel Comune di Milano, che abbiamo visto funzionare molto bene. Questo comitato scientifico affiancherà la Commissione consigliare competente antimafia e sarà di supporto proprio formativo e di conoscenza, per come dicevo prima. Avrà oltretutto al suo interno componenti di spiccata esperienza, ovviamente, di conoscenza del fenomeno mafioso sul territorio lombardo, ma anche di rappresentanti degli istituti scolastici, degli istituti scolastici regionali e anche dell'associazionismo che si occupa di antimafia. Questi due comitati avranno dei componenti che non potranno operare e, qualora venissero condannati, decadono in caso di sentenza di primo grado, anche quindi non definitiva, per reati del secondo libro del Codice Penale. Perché abbiamo inserito nel comitato tecnico scientifico anche le istituzioni scolastiche e le associazioni? Perché siamo convinti, come dicevo prima nelle premesse, che la questione della conoscenza, la questione della cultura, della formazione, dell'educazione alla legalità sia il punto davvero fondamentale. È banale dirlo, lo sapete tutti, ma non si sconfiggono le mafie con la sola repressione da parte della magistratura e delle forze dell'ordine, fondamentale ovviamente, ma la si sconfigge andando, come dire, a tagliare le radici di un albero marcio, perché se si pensa di fare solo la potatura delle foglie non si riescono a ottenere risultati davvero, davvero incredibili. Quindi è una sorta di
quella che viviamo anche, una sorta di crisi, di degrado della presenza delle mafie sul nostro territorio, principalmente come effetti finali economica, ma in realtà è una crisi nelle sue premesse culturale. E allora è proprio lavorando sugli aspetti culturali che andiamo a fare, ad innalzare gli anticorpi. E poi c'è un altro punto fondamentale, un altro articolo particolarmente innovativo, di cui sono anche particolarmente orgogliosa, scusate il giro di parole, che è l'articolo 15, laddove va a identificare per i gruppi politici eletti in consiglio regionale l'applicazione, diciamo, della 190. Sapete che la legge 190 prevede l'applicazione di un piano triennale per la prevenzione e l'anticorruzione e la nomina di un responsabile. Bene, abbiamo inserito anche questa applicazione, senza un riferimento diretto alla 190, ma quello è il contesto in cui ci siamo mossi, anche per i gruppi politici. Quindi la politica, lo diceva prima il correlatore, deve dare l'esempio, perché è chi sta in prima fila, no? E quindi se non riesce a essere debole, se non riesce a reagire in maniera forte contro la corruzione e il malaffare, davvero diventa impossibile parlare di seria lotta contro la criminalità organizzata. Allora, questo articolo è davvero un punto di partenza importante. Chiudo lasciando la parola, come poi deciderà il Presidente, non voglio sostituirmi a lui, dicendo che in effetti, come però già anticipava anche Carugo, con questa legge antimafia abbiamo un punto di partenza. Perché? Perché garantire la legalità e la sicurezza dei cittadini è una questione che evidenzia che cosa? Evidenzia che lo Stato di diritto, e in questo caso nella sua connotazione regionale, è più forte dell'antistato, che sono le mafie. E allora questa legge dichiara questo: lo Stato di diritto regionale vuole essere più forte dell'antistato, che sono le mafie. E non aspetteremo un giorno in più dall'entrata in vigore di questa legge per applicare tutto quello che questa legge ha implicato, in modo tale da alzare delle barriere, da alzare il livello di rinforzo della nostra regione Lombardia nei confronti del crimine organizzato. Grazie.